Negli ultimi 15 anni i tassi ipotecari sono quasi dimezzati, ma secondo l'Associazione degli Inquilini, l'ASI, per i locatari è cambiato poco. Non sono riusciti ad approfittare di questa riduzione, dicono. E per spingere quindi il popolo degli inquilini a chiedere una riduzione proporzionale del canone di locazione, l'ASI della Svizzera Italiana organizza per domani una giornata di consulenza gratuita che si svolgerà nelle sedi di Lugano, Locarno, Bellinzona e Balerna. Basterà sottoporre agli esperti presenti il proprio contratto d'affitto. Da notare che una riduzione del canone proporzionata al calo dei tassi ipotecari è un diritto di ogni locatario. C'è un articolo di legge che dice che quando scendono i tassi ipotecari devono scendere in proporzione o proporzionalmente anche il canone di locazione. Per esempio, faccio subito un esempio, se un inquilino o un artigiano paga un canone di locazione di 1000 franchi e il suo tasso ipotecario di riferimento è il 6,5%, adesso potrebbe chiedere 260 franchi mensili, pari a 3000 qualcosa franchi all'anno, di riduzione. L'Associazione degli Inquilini è inoltre delusa dopo che nelle scorse settimane il Gran Consiglio ticinese non ha voluto chiedere alle Camere federali di chinarsi sul problema che un affitto mensile può rivestire da un lato per le famiglie, ma soprattutto per i bilanci dei piccoli imprenditori. Noi difendiamo scuole di danza, carrozzerie, garage, bar, ristoranti e ci accorgiamo che sempre più sono in difficoltà a pagare il canone di locazione perché è un peso grande sulle finanze di queste attività e queste attività assicurano poi 20-30 mila posti di lavoro in Ticino. Allora era una misura economica che chiedevamo, era una misura per rilanciare l'economia interna, i consumi, sia le famiglie ma anche gli artigiani avevano più soldi a disposizione e al limite potevano appunto spenderli in Svizzera per rilanciare l'economia.